Buonasera a tutti i nostri telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi si parla di fisioterapia, ma nello specifico del, tra del trattamento Soler. Per farlo abbiamo invitato qui in studio da noi il dottor Pasquale P Pizzini. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Allora, intanto grazie per essere qui con noi per parlarci del trattamento Soler. Innanzitutto, eh, in cosa consiste? Allora, il metodo Soler è un metodo innovativo, per quanto già in uso da più di 30 anni. E, è differente dalla fisioterapia, è differente dall'osteopatia per quanto va a ottimizzare i trattamenti fisioterapici e osteopatici per avere il miglior risultato in tempi brevi. Ok, E la interrompo per sapere che differenza ci sia tra la fisioterapia e l'osteopatia. Allora, ehm, la fisioterapia nasce come eh, percorso rieducativo cioè dopo un trauma, un incidente o un'operazione chirurgica piuttosto che un trattamento di neurologico, eh, sono percorsi che la persona, il paziente va a fare a volte e spesso eh, molto lunghi e faticosi. Mm -hmm. e, è da poco tempo che la fisioterapia si sta spostando su dei trattamenti da, eh, manuali da risolvere in breve tempo che d'altro canto questo era il campo dell'osteopatia. Però eh, se una persona con lo stesso disturbo va da più di un osteopata a tre osteopati, spesso succede che il trattamento non è lo stesso, ma sono dei trattamenti differenti. Okay. E questo con il metodo Soler eh, non avviene perché il trattamento, cioè tutti gli operatori certificati con il metodo, eh, hanno delle linee guida specifiche. Quindi eh, se una persona viene da me, fa un trattamento e si dovesse trovare in un'altra città e riesce a trovare un operatore certificato che si può ricertificare, eh, si può trovare facilmente, eh, il trattamento sarà lo stesso. Questa Quindi, è la, la, la caratteristica principale del metodo, la riproducibilità dei trattamenti. Che rimangono coerenti in qualsiasi parte del mondo si contattasse uno specialista. Esattamente. Stavamo vedendo delle immagini, sì. so che ne ha portate diverse. Questo è un trattamento di una distorsione di caviglia di uno sportivo uh -huh. e che eh, ha avuto una distorsione e in breve tempo doveva ritornare a combattere. È un... Eh, un problema di MMA e l'abbiamo risolto in, in poco tempo. Qua eh, invece troviamo eh, fibromalgia sospetta? Sì, sospetta. Diciamo che adesso eh, ultimamente eh, ci sono molte spesso diagnosticate le fibromialgie. Mm -hmm. e a volte vengono scambiate per fibromialgie vere, a volte sono delle somatizzazioni reattive. E la valutazione è molto facile da, da fare nel, nella metodica solare, se ci sono le indicazioni bene, si attuano dei protocolli, se non ci sono indicazioni si rimanda allo specialista. Ma infatti eh, ci sono diversi disturbi che si possono curare con, con questo metodo, quali sono i disturbi e in che modo si possono affrontare? Allora, il ci sono numerose di disfunzioni che possono essere meccaniche, viscerali, energetiche, si possono trattare dai dolori di spalla ai dolori di caviglia, di ginocchio, ma anche problemi ad esempio di dolori mestruali. Ehm, lombalgie catameniali cioè dovute dal ciclo mestruale che a volte è molto doloroso, uh -huh. eh, così come delle coliti ma anche delle problematiche che possono essere di disturbi che eh, al, per il medico non sono reali, per noi invece possono essere identificative proprio per il metodo. E di conseguenza si può trovare una soluzione a, queste, a questi disturbi che comunque non vengono considerati appieno, magari da un medico di base a cui si racconta il proprio disagio. No? Esattamente, esattamente così. Ad esempio, le posso fare un esempio: se ehm, una persona viene da me e mi dice, Ah, sono stato dal medico per un problema, mm -hmm. mi ha detto che non ho niente, non ho trovato niente e io faccio perfetto. Eh, perché è nel mio campo. Uh -huh. eh, una volta che la, la, la parte medica mi ha escluso diciamo le patologie serie, uh -huh. vado a, a investigare come se il, il medico andasse a investigare per eh, trovare la sua patologia per la sua clinica. Certo. Eh, nel metodo Soler ci sono dei segni clinici eh, evidenti per trattare alcuni tipi di problematiche. Se li trovo. Bene. Allora, se non li trovo rimando dal medico per avere un diciamo un feedback. Sì, no, più che altro per andare a investigare di più su una problematica, se non trovo questi D'accordo. Se invece li trovo, effetto eh, l'investigazione e il trattamento che eh, di solito sono molto rapidi, cioè nel senso che per un tipo di disturbo eh, già dalla seconda seduta si deve avere un 30-50% di miglioramento e di solito per ogni disturbo non si superano le quattro sedute. Quindi è veramente breve il trattamento? È, un, di sì, veramente breve, è un trattamento lampo che però porta a eh, sollievo immediato. Sì, esattamente così. Bisogna avere un 30-50% di miglioramento già dalla prima e seconda seduta, altrimenti si rimanda dallo specialista. Chiarissimo. Che immagini stiamo vedendo? Qui stiamo vedendo delle immagini, diciamo, questo è il sistema della medicina tradizionale cinese e uh -huh. viene usato un apparecchio per, ehm, diciamo, effettuare eh, il trattamento in normalizzazioni energetiche. Cioè, a volte succede che ci sono dei disturbi legati eh, a delle frequenze. Ormai uh -huh. si parla spesso di frequenze, sì. di biodinamica funzionale, e la metodica Soler già da più di 30 anni si occupa di questi disturbi. Quelli, diciamo, che per alcune persone possono essere immaginari se vogliamo, tipo... no, 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 sono particolari. È molto interessante eh, questo argomento. Quindi approfondiamo. E ne faccio un esempio, magari che può essere più esplicativo. Mm -hmm. ehm, una persona va dal medico per avere diciamo, un, una chiarezza su una problematica che può essere: sento la pelle che brucia. Eh, però non è né rossa né calda, però io la sento, ho il dolore. Il medico, eh, dopo aver investigato tutto quanto, dice: Signora, lei non ha niente. E quello è quello il mio campo, io posso risolvere quel problema. Se trovo, ovviamente, i segni eh, che sono di della certo. problematica. Ma c'è un iter specifico che ogni paziente deve seguire, o è ad hoc sul caso? L'idea specifica è passare prima dal medico uh -huh. perché bisogna escludere le patologie serie certo. Dopodiché l'investigazione è comune a tutti gli operatori certificati Soler uh -huh. L'investigazione e i trattamenti perché è codificato, sono quelli L'immagine che stiamo vedendo è di una distorsione di caviglia uh -huh. Un paziente che è venuto e ha fatto le visite mediche quindi ha, abbiamo controllato che non c'erano né fratture né lesioni legamentose e abbiamo visto diciamo, una scala indicativa quindi dei dolori come camminava ed era molto alta uh -huh. a distanza di poco tempo cioè di circa 10 giorni e la persona cammina normalmente i dolori e i disturbi sono veramente diminuiti brevi, sì. ok Veramente interessante, ma eh, il trattamento Soler è applicabile anche nel, nell'ambito sportivo, è una, o è una cosa che? No, il diciamo, il, il metodo Soler è applicabile in tutti i quadri della medicina, uh -huh. e, forché escluda proprio le patologie mediche. Certo. In ambito sportivo lo si usa e l'ho usato tantissimo nei periodi in cui sono stato in Cina. E ho, lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare con eh, Fabio Cannavaro uh -huh. e, e in quell'anno adottando la metodica Soler, adottando alcune ricerche che sono state effettuate per risolvere problemi muscolari e abbiamo diciamo, normalizzato, quindi siamo andati a equilibrare tutto il, il corpo di tutti gli atleti e quell'anno subimmo zero infortuni muscolari. Incredibile, quindi quanto possa influire sulla forma fisica di, di una persona, no? Influisce notevolmente, sì. Proprio perché alcuni disturbi che possono essere magari legati a una caviglia, a una spalla, piuttosto che a una lumbosciatologia, possono essere dovuti da altre problematiche. E, qui vediamo un trattamento diciamo, viscerale che viene fatto per una problematica che può essere della stitichezza. Uh -huh e sì, anche in questo caso cioè, il risultato deve essere veloce nel senso da una prima seduta ci deve essere un miglioramento del 30-50% certo, quindi deve esserci un riscontro immediato immediato, qui Così, vediamo l'ultima partita di campionato in cui poi siamo tutti andati via e <ride> con vizze modeste spettacolare, spettacolare quindi eh, è un, un trattamento che veramente porta a un successo immediato e a un sollievo immediato. È un trattamento che non fa perdere tempo ai pers alle persone, ai pazienti che vengono a curarsi, perché eh, sono stati dal medico, hanno detto che il medico non, non, non ha riscontrato nessuna patologia, vengono da noi. Ci sono due o quattro sedute da fare, massimo, quindi non sono eh, trattamenti lunghi che dici: vediamo come va. Uh -huh. Cioè, dopo, già la seconda seduta ci deve essere il miglioramento altrimenti questo si rimanda a verifica questo è molto importante perché si, si rischia molte volte di perdere tempo e soldi invece in questo caso si ottimizzano si tutto, ottimizza sia tempo che denaro alla grande e se volessimo rintracciarla ci può dare dei contatti dove la possiamo trovare? E certo, io momentaneamente lavoro in Via Candia uh -huh. presso lo studio fisioterapico Pizzini e Carassia e il numero di telefono è il 06 39 36 66 eh, lavoro tutti i giorni dal lunedì al, al venerdì e sono sempre a disposizione. Fantastico, allora a tutti quelli da casa che ci hanno seguito fino a questo momento, se vogliono contattare il dottor Pasquale Pizzini, lavora tutti i giorni della eh, settimana esatto. Esatto. e si esatto. trova sempre in studio. Perfetto. Grazie mille per Grazie essere stato qui con noi. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, io vi auguro buon proseguimento di serata e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.